Beh, il momento più emozionante della mia carriera sportiva è sicuramente quello della medaglia di Tokyo. Le tre Paralimpiadi di Tokyo sono state il momento più bello della mia carriera sportiva. Una cosa che mi infastidisce tanto è il comportamento delle persone maleducate e arroganti. È una cosa che non sopporto. Beh, le mie aspettative e i miei obiettivi, l'obiettivo è quello per cui siamo tutti, che è sempre di arrivare a fare un buon posizionamento. E le aspettative, dai, sono contento che sono uscito da un brutto infortunio, mi sto riprendendo bene e già solo essere presente là e provarci è un grande traguardo. La disabilità, vabbè, è una questione abbastanza personale, va sicuramente accettata, non nascosta e per chi si sente anche mostrata con orgoglio, non ci vedo niente di male, quindi è soggettiva la questione, come sicuramente va accettata e non nascosta. L'atleta, diciamo, preferito di tutti i tiratori a segno è Campriani, perché vabbè, lui ha vinto tanto, è stato il migliore nel tiro a segno, però come atleti diciamo, prendo il meglio da tutti gli atleti, anche dai miei compagni di squadra. Come atleti li considero tutti atleti validi e prendo il meglio di ognuno, diciamo. La motivazione la trovo nelle persone che mi stanno attorno e dentro me stesso, quindi diciamo è una fusione tra me e il contorno. Prima di una gara importante, come abitudine, come rituale, tento di ripetere mentalmente tutti i gesti tecnici che devo compiere poi durante la gara. È una cosa che funziona per me e che faccio sempre.